Ciao a tutte, eccoci qui con il nuovo tutorial. Faremo insieme questi pantaloncini. Questi miei sono di una misura più grande, ma come potete poi leggere anche dalle spiegazioni, va dalla S alla XXXL. Pertanto questo penso proprio che sia una S, questa qui, però vengono molto carini, molto molto, vedete? E potete utilizzare qualsiasi filato. Non è necessario utilizzare quello che uso io. Penso che meglio di tutti sia il fiocco. Io non ce l'avevo il fiocco a disposizione, però penso che il migliore sia il fiocco per poterli utilizzare. Poi vedete voi. Questo qui ve lo lascio, vi lascio il link sotto al video, come vi lascio il link anche di come si fanno i laccetti e come si inizia un lavoro in maniera morbida senza catenella. E quindi vi lascio tre tipi di tutorial sotto al video. Potete andarla a vedere nella descrizione. Ve lo metto anche in alto, su qui metto la punta, e sulla I, vedete c'è un cerchietto in alto del video con la I, vi metto anche lì i tre tutorial. Sono tre perché l'inizio morbido si fa sia con la maglia alta che con la maglia bassa, insomma ve li metto tutti. E questo qui, dicevo, è un link che troverete e lo potrete scaricare tranquillamente, ovviamente per le abbonate. Le abbonate, l'abbonamento costa 2,99 euro. YouTube dice che è ogni mese, non è vero, perché io mi scrivo i vostri nomi e quindi anche fra 2 anni potrete scaricare qualsiasi cosa dal mio sito. Non basta che pagate una volta solamente. Ok, quindi che altro c'è da dire? Tutta maglia alta. Vedete, qui c'è questa particolarità, eccola qua, vedete, questa parte qua che è fatta proprio apposta per il sedere, che altrimenti c'è il problema sempre che la parte dietro scende giù, invece con questo no, e rimane intatta la riga. Poi c'è la rifinitura, dicevo, è tutta maglia alta, però dopo c'è questa rifinitura, ovviamente sempre a maglia alta, ma molto semplice, anche facile facile. Ok, non credo che ci sia altro da dire. Grazie per aver scelto il mio canale e se vi va, non è obbligatorio, però insomma a me fa piacere se vi iscrivete e cliccate sempre sulla campanella che vi arriverà la notifica appena io inserisco i nuovi tutorial. Grazie ancora e ciao a tutte. Allora, iniziamo un pantaloncino che sarà il completo della maglia a manica a campana. È la maglia che ho fatto, diciamo che è tipo copricostume, ma si può portare anche in città, ovviamente, però per il mare sicuramente è più indicata. E farò dei pantaloncini un pochino più lunghi di questi, ma il modello è questo qui, molto facile. Lo faremo in varie misure, dalla S alla 3XL, quindi magari con la maglia portata, perché ha il sedere un po' più cicciottello tipo il mio, portata con la maglia un po' lunghetta, saranno e uscirà magari un pezzettino perché li facciamo un po' più lunghetti e poi la misura insomma la farete voi come più vi piace. Allora, io per la misura di mia figlia monterò questo qua, un 100 182 maglie. Perché mia figlia, come giro fianchi, a 100, quindi veramente a 99, a 100, e quindi monterò 182 maglie, che equivale alla maglia 42, 42 qualche cosa. Quindi io, vedete, qui ci sono le varie misure delle maglie da montare. Allora, io utilizzerò un uncinetto numero 4 e questo filato. È un filato lavorabile, la maglia l'ho fatta con il 4,5 e poi le maniche rifinite con il 3,5, quindi come vedete è lavorabile da 3,5 a 4,5. Io userò la via di mezzo. Se avete un filato che
con quello che vi pare, non è un problema, che 18 maglie, sì, 18 maglie sono 10 centimetri, quindi fate un campione e lavorate 18 maglie alte. Prima fate la catenella e fate 18 maglie alte. Prendete la misura non subito appena fatta la catenella, bensì 2-3 giri dopo, perché la catenella tende sempre a stringere. Quindi prendete poi la misura, montate più maglie, non ne montate proprio 18, quindi montate più maglie, poi lavorate 3-4 giri di maglia alta, misurate, se viene 18 maglie, corrispondono a 10 centimetri, oggi non trovo le parole, corrispondono a 10 centimetri, potete rispettare pienamente il lavoro, altrimenti cambiate filato e cambiate uncinetto. L'uncinetto è importantissimo, quindi se vedete che avete magari troppe maglie dentro 10 centimetri, utilizzate un uncinetto più piccolo oppure più grande. Insomma, fate delle prove, non vi perdete d'animo, perché le prove assolutamente sono importantissime, ok? E poi proseguite la lavorazione. Allora, io dicevo, ho montato 182 maglie, invece ne ho montate 183, ma l'ultima la tolgo. Allora, come dobbiamo procedere? Procederemo in questo modo. Allora, ecco qua, l'ho tolta. Come vedete, io non ho fatto le catenelle. Perché? Perché le catenelle, come dicevo, tendono sempre a fare un po' da V, la V, cioè sotto sono tirate e poi sopra salgono. Dato che noi dobbiamo fare un pantaloncino che parte dalla vita, che parte da qui, fare le catenelle non è il caso. Io utilizzo questo sistema qui e ho anche il link per questo sistema e vi metto, c'è il tutorial, quindi vi metto il tutorial anche se adesso ve lo faccio rivedere. Oltre al link del tutorial, sotto la descrizione vi metto anche questo qua, vi metto il link di questo che potete scaricarlo, magari chi preferisce leggere che non seguire il tutorial può scaricarlo. Mentre il tutorial, questo qui è gratuito, cioè tutti i miei tutorial sono gratuiti, non ce n'è nessuno a pagamento. Per quanto riguarda scaricare dal link qualsiasi cosa dal mio canale, bisogna essere abbonati. L'abbonamento costa 3 euro. Mi sembra che vale un anno, quindi potete scaricare quello che volete in quell'anno, quindi non, senza problemi, 3 euro non è eccessivo. Allora, non sono io che faccio i prezzi, è YouTube. Ok, vi faccio vedere quindi come fare questo. Se invece volete fare la catenella, tranquilli, fate pure la catenella senza problemi. Vi faccio vedere come montare questa cosa che è molto molto elastica, molto morbida e mantiene, diciamo, le dimensioni reali che le catenelle invece non lo fanno. Ci rivediamo tra un po'. Allora, vi faccio vedere velocemente come fare. Facciamo una e due catenelle e poi andiamo a lavorare la prima catenella con una maglia alta, in questo modo. Ecco qua. Adesso andiamo all'interno della maglia che abbiamo creato, questa qui, e facciamo nuovamente una maglia alta. Di nuovo, nella maglia, vedete, questa è la prima, questa è la seconda che abbiamo appena fatto. Di nuovo andiamo nelle due, nelle spighette e lavoriamo una maglia alta. In questo modo, oltre ad avere già un bordo, perché questo è un bordo, vedete? Io lo uso moltissimo anche con i top down perché non stringe. Ok, vi metto comunque il link, perché qui sono andata veloce, per farlo. Se qui magari non avete compreso bene, vi metto il link e potete vedere. Altrimenti, se volete, fate tranquillamente una catenella delle misure che dicevo serviranno.
Allora, ovviamente dobbiamo andare a lavorare in cerchio. Come vedete, questo lavoro qui, questo tipo di inizio, si lavora da questa parte, si lavora di qua, ma quando lo andiamo poi a chiudere, va chiuso dall'altra parte, cioè dove ci sono le maglie più grandi. Vedete? Vi faccio vedere. Vedete? Sono più grandi, queste sono più piccoline, queste sono più grandi. Quindi che facciamo? Intanto andiamo bene a... Aspettate, ecco. Così. Ecco qua. Ok. E andiamo a mettere maglia bassissima, come sappiamo fare. Poi questo qua si chiude con un puntino alla fine del lavoro. Ok, e quindi maglia bassissima e iniziamo da qui. Ecco qua, vedete? Mettiamolo bene perché non vorrei che... Aspettate, eh? Questa è una cosa da fare, altrimenti ci troviamo che... Così, 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 e infatti, vedete, non va bene? Che succede? Ok, allora, scuociamo, allunghiamo questo, altrimenti lo metto bene e ci rivediamo, altrimenti questo video viene troppo lungo. Eccomi qua, allora. Andiamo qui e ci fermiamo con una maglia bassissima. Eccola qua. E facciamo 3 catenelle, che sarà la nostra prima maglia alta. 1, 2, 3. Saltiamo una maglia di base, questa, perché qui c'è le 3 catenelle. Saltiamo questa e andiamo in quella successiva. Facciamo una maglia alta. Di nuovo, ancora quella successiva, facciamo una maglia alta. Ancora una maglia alta, 3, 4 e 5. Quindi abbiamo fatto 3 catenelle, saltiamo una maglia, non dobbiamo fare nessuna catenella di separazione, 5 maglie alte e di nuovo saltiamo una maglia e andiamo a fare altre 5 maglie alte. Non dobbiamo fare le catenelle di diminuzione perché qui andrà a stringersi. Ve lo leggo qua, vedete? È una maglia bassissima, inserire un segno all'inizio, quindi noi qui, vabbè, lo vediamo che è l'inizio, però ce lo mettiamo lo stesso, mettiamo un segno perché questo sarà il nostro dietro. Ok, quindi se avete fatto le catenelle e avete chiuso, questo sarà il nostro dietro, poi si vede perché ci sta l'inizio, perché insomma tante cose, però noi facciamo così, comunque ce lo mettiamo perché lo richiede il progetto. Dunque, diceva una qui dice saltare una catenella, come abbiamo fatto noi di base, una maglia alta in ognuna delle 5 catenelle successive e ripetere. Ok, questo io spero che si veda e lo possiate leggere. Quindi eccoci qua, abbiamo fatto tutta la prima riga, questa non la consideriamo come prima, e abbiamo 30 gruppi da 5 maglie. Ok, quindi abbiamo fatte 4 perché poi la quinta è la nostra maglia, la catenella. Allora, proseguiamo con questo secondo giro, oltre a fare una catenella sulla catenella, 1, 2 e 3, andiamo a fare una maglia alta su ognuna maglia alta sottostante, quindi semplicemente un giro di maglie alte, maglia alta su maglia alta, tutto qua. Ci rivediamo non appena avrò finito il giro e mi sarò collegata con una maglia bassissima alle 3 catenelle. Eccoci qui. Andiamo adesso a fare un giro con dei buchini per poter poi passare un laccetto e fermare
il nostro pantaloncino. Allora ci alziamo con 3 catenelle più una che sarà la catenella di separazione. Saltiamo una maglia, questa, andiamo in quella successiva e facciamo una maglia alta. Una catenella, saltiamo una maglia e facciamo un'altra maglia alta. E così per tutto il giro, una catenella, saltiamo una maglia e andiamo a fare l'altra. Quindi facciamo un giro di buchini in questo modo. Adesso dobbiamo andare, sto qua in questa parte qui adesso, dopo aver fatto questi buchini andiamo a fare nuovamente 3 catenelle, ci siamo sempre fermati qui con una maglia bassissima, e 3 catenelle, e poi in ogni buchino e in ogni maglia facciamo una maglia alta. Quindi continuiamo così con tutte maglie alte, sia all'interno della catenella, cioè nello spazio del buchetto, che sopra alla maglia alta, e andiamo a fare tutto il giro in questo modo. Ecco qua. Adesso, se vi ricordate, avevamo messo questo segno che diceva che questo è il nostro dietro. Quindi adesso dobbiamo andare a fare a maglia bassa. Calcolate che questa è la cinta, no? E qui ci sarà il sedere. Allora, noi dobbiamo andare a fare una cosa un pochino che rimane un pochino più alta la cinta. Perché? Perché sennò quando uno si inchina, la cinta scende. Avete visto quanto è antiestetico che subito si vede il sedere o le mutande? Quindi facendo invece in questa maniera, no, insomma, si cerca di tenere il sedere in maniera adeguata. Allora, quindi andiamo a fare questa parte qui. Lavoriamo adesso 8 maglie, quindi dove abbiamo fatto qui la maglia bassissima andiamo a fare una maglia bassa, e è la nostra prima maglia bassa. 2 3 4 5 6 7 8 maglie basse. Lavorare 8 maglie basse dopo il segno al centro sul dietro, girare e lavorare una maglia bassissima nella prima maglia. Quindi giriamo e lavoriamo una maglia bassissima nella prima maglia, cioè questa qui, una maglia bassissima. Poi lavoriamo una, due, tre, quattro, cinque, sei, e dobbiamo lavorare la maglia dove abbiamo girato, che sarebbe questa qui, e sono 7. Aspettate, eccola qua, dobbiamo essere sicuri di quello che facciamo. Esatto, questa qui, 7 7, poi 8 9, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici e quindici. Qui dice una maglia bassissima nella prima maglia, poi una maglia bassa in ognuna delle 15 maglie basse successive. Poi
No, è sbagliato qui, non sono le maglie basse, sono le maglie sottostanti. Girare e lavorare una maglia bassissima nella prima maglia. Quindi giriamo, lavoriamo una maglia bassissima, scusate, bassissima, ecco qui, e poi una maglia bassa in ognuna delle 23 maglie successive. E lavoriamo anche la maglia bassissima, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, e siamo alla metà, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 che è la maglia bassissima. Aspettate che è più difficile lavorarla. 15, 16, praticamente da qui ne dobbiamo lavorare 8. 17 sono 2, 18, 3, 19, 4, 20, 5, 21, 6, 22, 7 e 23, 8. Vedete come viene? Praticamente così, come se fosse copre il sedere praticamente. Proseguire in questo modo lavorando 8 maglie in più ogni volta prima di girare, finché non sono state lavorare in tutto 96 maglie, per me 96 maglie, voi a seconda delle vostre taglie, quindi S, M, L, XX, eccetera, eccetera. Girare di nuovo il lavoro fino al segno al centro sul dietro. Da qui ripartiamo. Il lavoro misura circa 11 centimetri, questo qui sarà di 11 centimetri rispetto, chiaramente misurato al centro perché è la parte dove è più lavorata, rispetto al davanti avremo 11 centimetri di più. Quindi adesso andate avanti voi, 8 maglie per parte, ogni giro. Vi voglio dare un consiglio. Allora, qui abbiamo finito l'ottava, no? Che erano 23, quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nel prossimo giro andrò avanti fino a qua. Ok? Adesso quindi giro. Quando torno indietro arriverò fino a qui. Qui invece farò 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Metterò un segno qua. Sempre che trovo il marcapunto, eccolo qua. E tutte le volte che giro farò in questa maniera. Ecco, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ecco qua. In tutto, alla fine, io dovrò avere 96 maglie. Allora, come vedete, sto facendo l'ultimo giro. Da qui a qui sono 96 maglie, per me 96 maglie. Allora, adesso che farò? Questo è l'ultimo, quindi tornerò indietro con una maglia bassissima come sempre. Esatto, sono qua, giusto? E andrò a lavorare tutto quanto fino ad arrivare qui più le 8 maglie e arriverò qua. Quando sono arrivata qui, che è il primo passaggio, praticamente abbiamo cominciato da questa parte a fare le 8 maglie, no? Quindi è il primo passaggio, torno indietro e mi fermo dove ho fatto il segno dell'inizio della
del lavoro, perché ho fatto così, 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 così. Vedete, questa è la parte più alta. Allora, finirò di fare questo giro così, perché questo ce n'ha in meno di giri, no? Perché se ho cominciato da questa parte vuol dire che quando sono tornata indietro questo ce n'aveva due e qui ce n'era uno solamente. Continuo qui, torno e mi fermo qui. Quando mi sono fermata qui ci rivediamo. Ovviamente la metà qui sono 48 maglie. Adesso dobbiamo andare a inserire altri due segni. Quindi questo qui che è il centro lo spostiamo e lo tiriamo su, perché altrimenti ci sbagliamo, e lo mettiamo qua. Ok, adesso contiamo 34 maglie e metteremo un altro segno, poi ne conteremo altre 68 e proseguire e mettiamo un altro segno. Quindi adesso che facciamo? Proseguiamo con una maglia alta in ogni maglia alta, ok? E allo stesso tempo, durante il primo giro, facciamo degli aumenti. Allora, contiamo 34 maglie, quindi alte. Quindi qui riprendiamo la lavorazione a maglia alta. Quindi una, due, e così via, arriviamo a 34. Dobbiamo adesso andare a mettere altri segni oltre a questo centrale che mi sono tirata su qua, ma dobbiamo fare anche degli aumenti. Dobbiamo aumentare una maglia, dunque dobbiamo aumentare, aspettate, eccolo qua, venuto dare, aspettate, passare la maglia durante il primo giro, aumentare una maglia alta da ciascun lato dei due segni ai lati. Quindi qui abbiamo un segno, quindi andremo subito ad aumentare in questa maglia qui e fare due maglie alte nella stessa maglia. Quindi questo è dopo il segno. Poi, prima del segno, ovviamente lo faremo a ritorno e faremo due maglie alte qua. Ok, quindi qui abbiamo fatto due maglie alte, però abbiamo fatto uno spazio, perché fa 34 spazi, dovremmo mettere un altro segno. Quindi questo sarà il primo spazio, quindi questo sarà il secondo, così via, fino ad arrivare a 34 e ci rivediamo. Anzi, a 33 dobbiamo arrivare. Quindi 1, 2, 3. E sono a 32. Dobbiamo fare un aumento prima, quindi qui è 34, e un aumento dopo. Quindi qui faremo un aumento, e sì, sono una maglia alta in ogni maglia alta, allo stesso tempo durante il primo aumentare una maglia alta da ciascun lato dei due segni ai lati. Eh sì, è così. Quindi 2, questo è il 34, e poi facciamo, questo lo lasciamo e facciamo altri due aumenti, quindi 1 e 2. Adesso da qui, questo è il primo spazio, noi dobbiamo contare 68, vedete? Io 76 veramente ne devo contare. Ah, ma io 38. Ho sbagliato, perché ho messo 34? Quindi, aspettate, perché capita, capita che sono un po' stupidina. Quindi 33, avevamo detto qui, 33, poi 34, scusate, ecco, spostiamolo, succede, volevo fare prima, 35, 36, e qua 37 faccio l'aumento 1 e 2,
38 faccio una maglia e metto il marcapunti, eccolo qua. E adesso faccio nuovamente un aumento e ci siamo. A questo punto conto quante? 76 maglie. Ho fatto il primo giro di aumenti, come vedete, sia qui che centrale che all'altro lato. Nei lati ho messo il rosso perché mi sono fatto un appuntino. E ho scritto il colore che devo fare gli aumenti ogni 3 giri per 4 volte solo ai lati. Dopo i primi 3 giri, che ancora non ho fatto perché ho fatto solamente un giro, cioè 2 giri, questo è il secondo, al terzo giro farò poi il quarto e nel quarto devo fare l'aumento anche qui. Quindi ricapitoliamo. Dobbiamo fare ogni 3 giri per 4 volte gli aumenti laterali. Poi dobbiamo fare, dopo i primi 3 giri che adesso finirò, farò ancora altri aumenti ogni 2 giri per 6 volte, solo nel centrale ogni 2 giri. Ok? A termine di tutti questi aumenti avremo 100, io avrò 180 maglie. Quindi adesso andrò avanti mano a mano. E ci rivediamo. Adesso faccio questo giro che tanto è neutro. Questo è il primo, questo è il secondo, è neutro, non ci sono aumenti. Poi faccio il terzo giro che avrà gli aumenti laterali. Ok, e poi ci rivediamo. Allora, riprendiamo la lavorazione. Questo è il centro del dietro, come vedete, dove c'è questa alzatina. Non guardate questi, questi sono dei miei appunti per vedere quante maglie sto facendo, cioè qui da qui a qui sono 20, 20, 20, per sapere poi il totale senza sta a contare. Allora, abbiamo fatto, qui ci sono i laterali, vedete, io avevo messo dei marcapunti dello stesso colore. Allora, nel primo giro abbiamo aumentato 2 maglie, poi abbiamo fatto una maglia e ancora 2 maglie. Contando, no? Che c'era da contare, eccetera. Poi dovevamo aumentare sempre qui nei laterali nel terzo giro, quindi 1, 2, nel terzo ho fatto nuovamente gli aumenti sia di qua che di qua. Adesso sono nel quarto giro praticamente, ma sarebbe il primo giro dove devo fare nuovamente gli aumenti qua. Ok? Perché diceva dopo 3 giri. Vedete qui che dice, dopo aver lavorato 3 giri, io parlo sempre per me, aumentare una maglia alta da ciascun lato del segno al centro sul dietro. Quindi aumenteremo una maglia di qua e una maglia di qua per questo giro che è il primo giro. Poi andrà fatto dietro ogni 2 giri per 6 volte. Mentre gli aumenti laterali che vanno fatti ogni 3 giri li devo ripetere per 4 volte. Quindi qui questa è già la seconda, prima e seconda volta, e poi faccio ancora terza e quarta. Ok, quindi vado avanti, ci rivediamo quando ho finito di fare tutti gli aumenti e così magari li rivediamo insieme e li ricontrolliamo. Ed ecco qua che ho finito di fare i miei aumenti. Allora, sul dietro abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 aumenti, di cui il primo subito e il secondo dopo i 3 giri, e poi ogni 2 giri abbiamo fatto gli aumenti sul dietro, mentre sul davanti ne abbiamo fatti solo 4 ogni 3 giri. E qui ci siamo. Come vedete, io ho raggiunto, abbiamo finito, praticamente siamo arrivati qua, quindi abbiamo 100, io ho 180 maglie nel giro in tutto, perché ho scelto questa misura qui, che vi ripeto, la trovate qua. Io ho la M, con la M sono 180 maglie. Questo vi dico sempre, questo lo potete scaricare tranquillamente
le abbonate lo possono scaricare e le altre lo devono consultare così come lo metto, ma lo metto anche online, ve lo metto un po' online. Allora, adesso qui dobbiamo arrivare, vedete, sul dietro, sempre io per la M, devo arrivare a 28 centimetri e sul davanti a 21. Quindi io adesso, anche se ho finito di fare gli aumenti, se io vado a vedere quanto ho qui, ho circa 24, vedete? Non so se, ecco, ho 24 centimetri, meglio che parliamo di centimetri, ecco qua. Quindi adesso io farò altri 4 centimetri, arriverò a 28, voi arrivate alla misura che vi piace, che vi serve. Io a 28 centimetri sul dietro e a 21 sul davanti. Quindi quando avrò fatto tutto quanto, vedete, già preso la forma di un pantalone, queste sarebbero ovviamente le gambe. Posso anche togliere, io mi sono messa i marcapunti ogni volta che facevo gli aumenti in maniera tale che non mi sono sbagliata, anche perché c'era qui ogni 2, di là ogni 3, quindi per non sbagliarmi mi sono messa i marcapunti, così vedevo anche quanti giri avevo fatto in questa maniera, vedete? Questo ce n'è uno, poi facevo uno, due, al terzo rifacevo l'aumento, ok? Vado avanti così per arrivare a 28 centimetri e poi ci rivediamo per fare la divisione per le gambe. Ho raggiunto i miei 28 centimetri sul dietro e i miei 21 centimetri sul davanti. Adesso proseguiamo per andare a fare il tassello, dove farò adesso, oltre questo punto qui, farò 3 maglie bassissime, quindi una mi devo allontanare dalla maglia centrale dove abbiamo sempre tenuto il marcapunti, e sono 3 maglie, vedete, 1, 2 e 3, pure questa chiaramente forse è meglio che la centriamo proprio, facciamo così, ecco, così si vede proprio che è quella maglia lì. Giriamo il lavoro, avremo 3 maglie alte sulla destra del marcapunti. Ovviamente ci saranno le 3 catenelle che formano la prima maglia alta, 1, 2 e 3, eccole. Poi ci sarà la maglia centrale, questa che ci portiamo dietro dall'inizio, che adesso è un po' complicato andarla a prendere, però ecco, qui, ecco qua, quella centrale, quindi sono 3 più quella centrale e altre 3 laterali, 1, 2 e 3. Ecco fatto, sono 7 in tutto, 3, 3, 7, 7. Allora, qui è riportato un pochino diverso, ma non fa niente. Allora, qui dice poi di continuare di lavorare queste maglie per 11, io le continuerò per 11 centimetri se non sbaglio, vediamo un attimo, sì, 11 centimetri. Quindi continuo a lavorare questa parte qua, quindi adesso mi alzo nuovamente con 3 catenelle. Giro il lavoro e lavorerò queste 7 maglie, 6 maglie adesso ne sono rimaste, per 11 centimetri e ci rivediamo. Ecco qui i miei 11 centimetri. Adesso sono una maniaca dei marcapunti, ogni 20 maglie ho messo un marcapunti per arrivare qui e avere il centro del davanti. Poi ho messo un altro marcapunti 1, 2, 3 e un altro marcapunti 1, 2, 3, proprio maniaca. Allora, adesso giro il lavoro, aspettate perché qui, ecco, giro il lavoro e intanto qui si è smontata una maglia che rifacciamo subito, eccola qua,
Allora, nelle istruzioni dice di cucire, ma io non voglio cucire, mi va bene così, e vado a fare una maglia bassissima in ogni maglia frontalmente, quindi in questa qui dove ho messo il marcapunti farò subito una maglia bassissima, ecco qui. Poi rimando a mettere qui, che è la seconda, e qui ne farò un'altra con questa maglia bassissima. Di nuovo la terza, vedete, prendo tutte e due le maglie, ecco, intanto questo non ci serve più, non ci serve più neanche questo centrale, ecco, vado a prendere questo che è il centrale con questo centrale bassissima, questo prendiamo bene, e questo bassissima, ancora questa e questa qui, maglia bassissima, e poi questa e questa, una maglia bassissima. Ecco fatto, questo lo togliamo che non ci serve più. Adesso dobbiamo andare a lavorare una maglia, quindi qui nella prossima, qui questa è quella dell'ancora, quindi qua mi avvicino e faccio le 3 catenelle. Avete visto? Questa era che riguardava ancora il nostro fotto, praticamente il cavallo, e adesso girerò intorno alla gamba. Dovremmo anche mica detto. Allora, dovremmo avere 84 maglie tutto intorno alla gamba, e poi vi faccio vedere come fare le 16 maglie sulla parte del tassello. Quindi adesso io conterò anche quante maglie ho, spero che siano 84, e forse una di meno, saranno 83 forse, perché io ne ho usate 7 e loro ne hanno usate 6. Quindi questa è la prima, la seconda, faccio il giro e ci rivediamo qui prima del tassello. Allora, infatti sono 83. Allora, l'84esima la farò all'interno dove già ero partita con l'altra maglia, cioè con il tassello. Allora, quindi questa fa parte sempre del giro della gamba. Adesso noi dobbiamo fare 16 maglie nel tassello. Come fare? Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 giri. Quindi 1, 2, 3, 4 e mezzo marca punti. Quindi 8 maglie ne dobbiamo montare qui e 8 maglie ne dobbiamo montare di qua, ok? Perché altrimenti non vengono 16. Allora andiamo, quindi montiamo 1 2 3 4 5 6 7, vediamo un po', 1 qui ne mettiamo 2 2 3 e ne mettiamo 4 5 6, non importa, non c'è una regola, l'importante è che ne mettete 8. Quindi ricontiamo 2 3 4 5 6 7 e 8, e adesso andiamo a rimetterne 8 dall'altra parte, vediamo un po'. Allora, 1 2, magari tirate un pochino
3, se vedete gli spazi sono un po' larghi, 4, 5, vediamo, passiamo agli squash, 6, sì, squasciamo questa, allora, vediamo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7 e 8 proprio qua. Andiamo un po' se riusciamo ai 8. E ci agganciamo con una maglia bassissima al solito nella terza catenella. Ecco qui. Adesso abbiamo 100 maglie, quindi qui abbiamo 100 maglie. Continuiamo a fare il giro. Qua dice, perché magari vi piace di più corto, dice di proseguire per 4 centimetri. Io per 4 centimetri, vedete? Ma siccome io lo voglio un po' più lunghetto, questo è a vostro piacimento. Fatelo il pantalone, fate la coscia, fatela lunga come più vi piace. Io la farò un po' più lunga e farò anche un'altra cosa. Faccio 4 giri, questo è il primo, quindi ne faccio altri 3 e poi ci rivediamo. Cambio modo di lavorare e poi di nuovo ripasso alla maglia alta. Ci vediamo quando dopo i miei 4 giri. Ho raggiunto la metà, eccoci qua. Ho fatto 4 maglie, 4 giri. Adesso farò un giro di buchini. Quindi facciamo 3 catenelle, 4, una che servirà di separazione, saltiamo una maglia e facciamo i buchini. Dopo questo giro farò altri 4 giri di maglia alta. Al che poi mi fermerò e facciamo il rigamino di sotto. Ah no, qui devo saltare. Ecco, in questo modo saltiamo, faccio quindi 4 maglie, giri 4, maglie alte, un giro di buchini, ancora 4 maglie alte e il disegno seguendo questo schema. Allora, ve lo dirò anche all'inizio, lo dirò anche all'inizio. Io ho notato che queste taglie sono un po' sfasate. Io ho seguito la taglia L, M, ma se seguivo la taglia S forse era la M. Cioè, vi consiglio di fare una taglia in meno, perché soprattutto se il campione è come il mio, se il campione è 18 maglie alte, vi conviene fare una taglia in meno di quello che vi serve. Ok, questo è quanto vi devo dire e sono alla fine del pantalone. Allora, però a mia figlia gli piace così, quindi per me va benissimo. È venuta tipo un po' morbida e tipo un po' una gonna, insomma, gli piace moltissimo e non è il solito pantalone, quindi per me va bene così. Quindi io continuerò così, questo esce fuori dal modello, eccolo, questo esce fuori dal modello. E farò altri 4 giri di maglia alta e poi ci rivediamo per fare insieme questo schema qua, perché sono, aspettate, questo disegnino qui. Vedete? Ci vediamo tra un po'. Allora, come potete vedere, ho fatto i miei 4 giri di maglia alta, i buchini e ancora 4 giri di maglia alta. Questa cosa qui, io sono un po' uscita fuori dagli schemi del lavoro praticamente, da questo perché l'abbiamo voluto un pochino più lungo il pantalone, quindi questo qui potete continuare all'infinito oppure fermarvi prima, come voi preferite. Adesso andremo a fare il merletto, diciamo così, del pantalone, la rifinitura. Qui che ho fatto una catenella e 3 catenelle perché è la separazione. Ho saltato 2 maglie, sono andata nella successiva, ho fatto una maglia bassa, 3 catenelle, saltato 2 maglie, una maglia bassa, 3 catenelle, saltato 2 maglie, una maglia bassa. Vi faccio vedere una
2 e 3, saltiamo 2 maglie, 1 e 2, nella prossima facciamo una maglia bassa. Questo lo dobbiamo fare per tutto il giro. Mi sono portata al centro dell'archetto, ho chiuso qui con una maglia bassissima e portata al centro dell'archetto dove faccio una maglia bassissima. Poi farò 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e nel prossimo archetto, sempre al centro, nella maglia centrale, perché vi ricordate erano 3 catenelle, quindi in questa maglia centrale facciamo una maglia bassissima. Poi facciamo una catenella e 3 maglie alte all'interno di quest'altro archetto, quindi una, due, tre maglie alte, una catenella e sempre nello stesso archetto, sempre nello stesso archetto, 3 maglie alte, quindi una, e 3. Poi facciamo una catenella e al centro dell'archetto successivo facciamo una maglia bassissima. Di nuovo, una, due, 3, 4, 5 e una maglia bassissima al centro dell'archetto successivo. E quindi riprendiamo da questo report, quindi una catenella, 3 maglie alte, una, due, e 3, una catenella e ancora 3 maglie alte, una, due, e 3, una catenella e una maglia bassissima al centro dell'archetto successivo. 5 catenelle, 2, 3, 4, 5 e ancora una maglia bassissima nell'archetto successivo per poi riprendere con una catenella e il ventaglietto, questo qua. Ok? Ci rivediamo quando ho finito. Allora, sono arrivata qui, ho fatto la mia catenella, chiuso qui con una maglia bassissima e camminando nuovamente sull'archetto, quello formato da 5 catenelle. Sono al centro, ho fatto una catenella e adesso farò una catenella che sarà una maglia bassa, oppure facciamo proprio una maglia bassa così, ecco, così, una maglia bassa. Una maglia bassa e poi facciamo 3 catenelle, una, due e 3. Andiamo al centro qui, proprio al centro e facciamo no, scusate. Dunque, aspetta un attimo. 3 catenelle, questa sarebbe la prima maglia bassa, la maglia alta sarebbe, quindi dobbiamo fare ancora altre 3 catenelle, una, due e 3, esatto, e una maglia bassa qui al centro, eccoci qua, adesso va bene. Poi nuovamente una, due, 3, all'interno di questo archetto facciamo una maglia alta, 1, 2 catenelle, 3 catenelle e nuovamente una maglia alta. Così, poi facciamo, sì, ancora 3 catenelle, che sarebbero qui, queste qui, una, due e 3 e andiamo a fare una maglia bassa al centro delle 3 maglie alte del gruppo di e ventaglietti. Di nuovo 3 catenelle, una, due e 3 e una maglia alta nell'archetto. 3 catenelle
e nuovamente una maglia alta nell'archetto, 3 catenelle e una maglia bassa al centro tra le 3. Dal gruppo delle 3 e bisogna continuare così, quindi 3 maglie alte, una catenella, una maglia, scusate, 3 catenelle, una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta nell'archetto, 3 catenelle e una maglia bassa al centro del gruppo dei 3, del ventaglietto dei 3 più 3 delle maglie alte. Questo qui, questo giro proseguiamo così. Quindi ho fatto 3 catenelle, una maglia alta nell'archetto da dove siamo partiti, di nuovo 3 catenelle e chiuso qui con una maglia bassissima. Adesso dobbiamo andare a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, andiamo nell'archetto e facciamo una maglia bassissima, una catenella e nella V. Questa qui, vedete, facciamo esattamente questo gruppo, quindi una maglia alta, seconda maglia alta, terza maglia alta, una catenella, dobbiamo ripetere questo giro qua, una catenella, 3 maglie alte, quindi una, due, e 3, poi una catenella, andiamo nell'archetto successivo che è questo qui e facciamo una maglia bassissima nella maglia centrale delle 3 catenelle, come abbiamo fatto nel giro sottostante. Poi facciamo una, due, 3, 4, 5 e nuovamente una maglia bassissima qui. Una catenella e ancora il gruppo da 3 separate da una catenella, 1, 2, 3, una catenella e ancora altre 3. Quindi questo è il giro che dobbiamo fare. Ci rivediamo quando avrò, a parte qui finisco adesso e così vi faccio vedere quanto è bellino. Poi andrò a fare quest'altra parte qui, mantenendo sempre gli stessi numeri di maglia, mi raccomando, e 4 giri di maglia alta, un giro di buchini, ancora 4 giri di maglia alta e ancora il merlettino alla fine. Quindi ci vediamo, ma penso che non ci sia più bisogno di vederci, ma ci vediamo all'inizio dove vi presenterò il pantalone calcolate, che questo andrà ben bene messo in vita con una culisse, e il laccetto, io vi metto il link per il laccetto perché è sempre il solito laccetto, ma volendo ci potete anche mettere qualcosa di colorato o di diverso. Ok, vi metto il link dell'accetto, di come fare il laccetto, lo trovate qui sotto al video. Vi saluto, ciao a tutte, ciao ciao. Ah, una cosa, ve la dirò anche all'inizio, per le abbonate potete scaricare tranquillamente la parte cartacea, questa qui, la parte cartacea, basta un abbonamento, costa 3,99 euro, vale per sempre, potete scaricare tutte le mie cose cartacee, nel senso schemi, eccetera, senza problemi. Non dovete pagarla continuamente come dice YouTube, basterà una volta. Ciao a tutte!